Infranti, cantati da Roseanne Cash, la figlia di Johnny Cash, da questo disco bellissimo di cui Aldo è un grande stimatore. Ma questo, questo è un disco che è entrato nelle classifiche dei negozi specializzati, pensa. Cioè tra... quelli specializzati in dischi che nessuno compra. In no, no, anzi, no, vedi, è lì l'errore. In questo mondo dove tutti navigano, scaricano, ci sono ancora quelli fedeli, puri, che si vanno a comprare il disco. Soprattutto questo genere di dischi. Quindi well, questo genere di dischi vengono venduti. Quindi Rose siamo sul Lake Tahoe, noi ci siamo arrivati anche attraverso le immagini di Google. C'è uno street view fantastico. Allora, io volevo parlare di Olmo. Perché volevo parlare di Olmo? Cosa vuol dire Olmo? Olmo, Olmo è il corridore. Olmo è un personaggio veramente... È uscito questo film bellissimo, posso... sì. Bellissimo, attenzione... io ai due registi che ci hanno mandato questo molto molto simpatici, Paolo Casalis e Stefano Scarafia sono degli ascoltatori, dicono sì, che sì. Addirittura ascoltando un po' le trasmissioni si sono ispirati. Devo dire che il film è un po' lento, è un po' lento, nel senso siamo nell'ambito di come può essere. Beh, io credo, io l'ho sì. visto il film. Tu l'hai visto? Certo, l'ho visto fino alla fine? Beh, fino alla fine io l'ho visto fino alla fine. Lo state demolendo, uno mi addormento, l'altro è un po' lento. No, è un film, non so se avete presente Nuvole in viaggio, la psicologia del personaggio, sì. Che è un personaggio bizzarro, siccome nessuno sa di chi stiamo parlando. Forse sarebbe il caso anche di specificare, prego. Allora, Olmo ha 60 anni ormai e ha vinto diverse maratone nel deserto, quella gara nel deserto con lo zaino e tutto. E poi ha fatto delle gare dove è diventato veramente un mito sul Monte Bianco, sì. La famosa Ultra Trail del Monte Bianco. Sì. In pratica... Quella che hai fatto anche tu. Quella che ho fatto anch'io, tutti si aspettavano questi giovani corridori specialisti di Ultra Trail. Lui il primo anno, così in maniera sorprendente, ha battuto tutti e è arrivato primo. Cioè è arrivato primo e aveva già 58 anni. Primo tra tutti. Olmo è un personaggio, io l'ho conosciuto nel deserto, abbiamo fatto una gara insieme. Vi dico soltanto che a un certo punto in Libia siamo partiti dall'Acacus e lui è partito dritto, proprio senza fermarsi, tant'è che eravamo al confine tra Libia e Algeria, lo hanno riportato indietro i soldati algerini. Cioè, a un certo punto hanno fermato la gara perché lui correva talmente forte che chiaramente non ha visto il confine, ha sconfinato e quindi gli organizzatori disperati hanno fermato la gara e è arrivato Olmo con la jeep dei militari. Lui in pratica dopo aver vinto l'Ultra Trail del Monte Bianco è ritornato l'anno dopo e l'ha vinta di nuovo, quindi veramente un personaggio, ha un palmarès incredibile, però ultimamente ha 60 anni. I giovani sono diventati sempre più agguerriti. È il vecchio leone, questo è il cerchio della vita. È il cerchio della vita, quindi lui ha iniziato a incassare le prime sconfitte, i primi ritiri. Proprio nella Western States, quest'anno, lui si è dovuto ritirare. Si è dovuto ritirare, tant'è che un italiano che fa il giornalista, che è un commercialista, che si chiama Lorenzo Soresi, che ha scritto un bellissimo articolo sulla rivista Correre che ho letto, lui è arrivato primo di tutti gli italiani, ma è stato il primo italiano che è arrivato alla Western States. Però io cosa voglio dire? Io voglio dire che Olmo rimane un grandissimo atleta. E la sua grandezza è nella sconfitta. Un super classico ripreso da Charlie Winston, questo cantante anglo-francese, era I'm a Man, Yes I Am, and I Love You So. Dai, hai 400 cose da dire, scegline una. Sì, ringraziamento a Giulio Casale, che sta facendo questo spettacolo che si chiama La Canzone di Nanda. Tra l'altro siamo tutti invitati, mi piacerebbe andare con voi giovedì. Di Giulio Casale ha parlato ieri mattina Carlo Massarini. Ieri, ma sì? Sono contento. Giulio ha fatto uno spettacolo su Fernanda Pivano. Tu sai com'ero legato a Fernanda e quindi io voglio andare e voglio andare con voi a questo spettacolo. È un bellissimo spettacolo. Tra l'altro è quasi sold out, quindi si fa fatica anche a trovare i biglietti. Io ho trovato anche i biglietti
per voi. Dove lo fanno? A Milano, al Piccolo Teatro? Lo fanno nel Teatro Studio, che è il Teatro Paolo Grassi. Ah, ok. Paolo Grassi, quindi non il vecchio Piccolo Teatro. Tu sai come aveva creato il vecchio Piccolo Teatro Paolo Grassi? Dimmi. In pratica era un luogo abbandonato, lui ha tirato una spallata a questa porta ed è entrato nel Piccolo Teatro e se n'è impossessato. Un esproprio, diciamo. Sì, un esproprio. Sì, molto anni 70. Molto anni. No, ma prima. E cos'altro voglio. Posso citare perché la ho portato la ruota. Allora, la ruota. Io quest'estate ho perso un amico. Ho perso veramente un amico che si chiamava Marzio Marzorati. Ed era l'uomo dei cerchi Ambrosio. Vedi quella ruota lì? Mm-hmm. Tu sembra una ruota normale. No, uomo. Quella ruota lì ha fatto 4 race across America. Cioè, capisci? Tu prova a guardare quella vecchia ruota. Guarda i suoi tagli, le sue ferite. Guarda la fatica che ha fatto. Bene, pensa a una vecchia ruota quando guardi e invidi i giovani. Siamo senza parole, uomo. Ci dovevi spiegare come si fa anche a riparare? A sopravvivere, ma ce la spieghi venerdì prossimo. Grazie, buon weekend. Ciao, presidente della Maratona di Milano. Ciao, uomo.